Ciao a tutti ragazzi, sono Markil dello staff di Noi Malati di Foot. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di passare da VipCoins VIPA per acquistare crediti e inserire il codice coupon MALATI15 per avere il 4% di crediti in più. Oggi, come vedete, siamo nella player review di Menez, second in forma. Carta guadagnata per la sua ottima prestazione contro il Parma. Anche la sua versione ISP era stata guadagnata contro il Parma. È un giocatore, diciamo, abbastanza buono, divertente. Allora, ha come caratteristiche sulla carta un 87 di velocità, un 87 di dribbling, un 77 di velocità, un 39 di difesa, 75 passaggio e 65 di fisico. Allora, cominciamo subito con la velocità. Una velocità abbastanza buona, da 8 e mezzo, 9 meno, perché è un'ottima velocità, per carità. Però non è un giocatore con cui puoi partire da metà campo e farti tutto il campo. Devi partire e lì influisce il dribbling. Il dribbling che è veramente impressionante, una cosa fenomenale. È il miglior dribblatore che io abbia mai provato in tutto FIFA 15, insieme a probabilmente a Santi Cazorla FIFA e basta, solo loro due sono i forse un po' di più Menez. Allora, perché Menez ha un 88 di controllo palla e un 88 di dribbling secco, e sono valori fantastici, fantastici. Cioè, boh, io non lo so, non perdeva mai palla, cioè non perdeva, la palla gli stava attaccata al piede. Poi ci sono le 4 stelle skill, che puoi farci tutto con quelle stelle, cioè puoi farci tutto, tutti i dribbling che vuoi, tutte le skill. A me piace particolarmente la Ronaldo Shop, faccio praticamente solo quelle, vengono una meraviglia. Una meraviglia. Però la pecca, perché questo giocatore è divertente, per carità, però ha questa pecca che ti fa incazzare proprio. Ed è il tiro, perché è capace di farti tutto il campo, dribblandoti tutti, facendo le skill e tutto. Arriva davanti al portiere ed è capace di sparargliela in bocca, perché ha un 77 di finalizzazione. Ma in game sembra molto, ma molto, ma molto meno, molto, 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 molto meno. E, anche i tiri dalla distanza, di long shot ha un 71, e si vede che ha un 71, perché i tiri dalla distanza non hanno quelle belle traiettorie alla Quagliarella IF, vedete la review di ieri, o di Top IF, che ne so, perché prendono e si alzano e continuano ad alzarsi. Di potenza tiro ha un 79, però si vede solo in quei launch, davanti al portiere mai, perché gliela, cioè, si vede ma gliela spara in bocca, quindi è inutile, io la metto nel conto, finalizzazione, launch e potenza tiro. Passaggi invece che sono ottimi, fenomenali veramente, perché, cioè, ci giocavo con Barbu e Gervinho, Ali, e come vedete nelle clip ne ho messe alcune di passaggi che sono veramente ottimi, mi andavano sulle fasce, partivano loro e gliela scaricavano e tirava. Come tirava, però vabbè, infatti ha un 80 di visione che si sente, lo vedo, anche molto di più sembra. E fisico, sinceramente, non l'ho sentito quel 65, perché ha un equilibrio di, non è tanto elevato, però mi sono trovato bene, mi sono trovato bene. Anche le palle di testa, lui ha un 82, non è passivo, e sui rinvii me le prendeva, quindi mi sono trovato bene col fisico. Cioè 75, 78 di equilibrio. E boh, mi sono trovato abbastanza bene, anche di agilità 85, quindi non si faceva buttare a terra facilmente. E poi passiamo ai rigori 81, veramente ottimi. Ottimi, cioè ne ho tirati una decina probabilmente. E sono venuti veramente molto bene. Tiri al volo non ne ho riscontrati, uno non ho fatto, non l'ho messo neanche dei clip. Un tiro normale perché ero bloccato. Allora, questo giocatore sinceramente vi consiglio di prenderlo perché vi divertite tanto. Se avete tanti crediti vi consiglio di prenderne due come ho fatto io, perché il prezzo è strano, perché ci sarà l'upgrade penso al 99% di Menez, sta facendo una grandissima stagione. Ecco, costava 120.000 quando l'ho preso io, si è abbassato a 80.000, prezzo assurdo per lui, cioè pochissimo.
E se ora si è alzato a 170.000, quindi prendetelo prima possibile perché si alzerà. E venerdì vendetelo. E poi magari riprendetelo, fate come volete. Quindi allora io nei pro metto, arriviamo al pro e contro, che okay? I pro io metto velocità, dribbling lo metto 3 volte perché è stato fenomenale, le 4 stelle skills, il passaggio e il prezzo. Contro finalizzazione, launch una demolizione. Voto finale 8. Mi è piaciuto tanto. Quindi vi consiglio di provarlo e di prenderlo, magari anche per farci della compravendita. Bella a tutti da Markil.